una novità di avere aiante Valanca, Cuglie e di lì, ciò che si è passato dopo l'assassinamento di Massimo, aiante di lì, no, si può mica passare così, aiante di regola, la tradizione in Corsica, ha tombato a qualche sia, tre giorni dopo più nessuno ne parla, che lo sia arabo, corso, presidente della Camera di Commercio o qualsiasi persona. Per Massimo è stato diverso perché Massimo era una persona che era impegnata politicamente, era impegnata in da lotta per l'ambiente e dunque aveva tanti amici di una famiglia e poi era conosciuto anche per mica il suo amico, era conosciuto per una persona schietta e dunque ha visto subito, si è visto all'interno che c'era qualcosa che non andava mica. E qui la novità è che il sistema del crimine organizzato si attacca a gente della società. Non so più regolamenti di conto tra di elli, ciò che la gente può capire, in giù, fate il vostro mestiere, vi fate tombate, è un po' il vostro mestiere. Ma qui si attaccano alla società e la società ha risposto. Ecco, e la società ha risposto, è una novità, la gente ha firmato la petizione, l'adesione al collettivo e hanno pensato che avesse durato 2 o 3 mesi, mica di più, e l'affare è durato, ma un collettivo Massimo Susini, non siamo mica firmati noi a domandare i conti, non l'inchiesta più di un anno e mezzo fa di Nanta Massimo, abbiamo domandato i conti e non altri problemi che toccano la società corsa. Beh, ciò che indovino è ciò che lo faceva Massimo, eh? Non siamo mica qui per parlare di Massimo da mattina a sera, ne abbiamo parlato a principio. Non abbiamo nulla nante all'inchiesta, ma non ci impedisce mica di intervenire nante i mercati pubblici, nante un problema di arrumenzo, nante un problema di trasporto. E dunque interveniamo nante ciò che ci pare di primora per la società corsa e ci abbiamo che il sistema mafioso, l'attualità vicina qui, ci fa vedere che non ci sbagliamo mica, eh? C'è sempre di più violenza e è liato sempre a un sistema mafioso più o meno largo, ma un sistema di crimine organizzato. Ma conto vostro ciò che hai detto in questo articolo, che il pericolo è a legge in una certa maniera, vuol dire che la vostra rivendicazione di domandare un associo mafioso, un delitto di associo mafioso, e a rivendicare la strada buona che vuol dire? Dimo che è ora va di dare questa legge da piantare l'organizzazione di un potere parallelo a un potere detto democratico, legittimo. Sono due poteri che entrano in concorrenza qui e la società si deve proteggere con una legge che è la legge di associo mafioso, che da permette di noi di pigliare a roba accatastata dai mafiosi con cose malfatte, di pigliarli tutto perché ha paura più maiore, di mancare a prigio e di farsi pigliare un frutto di cose malfatte. E domandiamo una terza cosa, è di noi di permettere di avere un statuto di cooperatore di giustizia, da indebolisce perché ci sarà sempre la possibilità di avere un aiuto all'interno, come tutte le società, anche più serrate come cosa nostra, che ci permetteria di sgangarare un sistema mafioso. Non abbiamo mica né l'anzianità né la profondezza di un male siciliano o calabreso. Noi è qualcosa che è sempre, anche se la delinquenza, il banditismo c'è sempre stato in corsa, a suo livello, in quantità, in qualità, non c'è mai stata. Dunque è a che lui ci vuole andare bene. Allora, noi facciamo il nostro lavoro di cittadini, perché sapete che quando avete i violi ben occupati, ben impegnati di noi, di ciò che la deve essere la società d'oggi, la società di domani, non sono mica due cose differenti. Dunque, se noi vogliamo che i nostri violi possano campare usastanti in Corsica, beh, cioè darci di mano a far che a Corsica sia un territorio pulito, in cui la gente sia in sicurezza e non sia mica, in cui i nostri giovani non siano mica sottomessi alla prepotenza di un potere mafioso, non è mica possibile. Ma non siamo mica Zorro, vale a dire che non abbiamo mica un braccio armato è a Bulizza. A direzione sul braccio armato e a giustizia e domandiamo che li fissino il suo lavoro. E' quello che noi domandiamo. Noi facciamo la nostra parte di lavoro, tocca a quelli che hanno il potere legittimo di avorza, di vaso, pari che li uvissino oggi. Ci sono risultati. Allora, non c'è mica che un petit bar in Corsica, ci sono altre onde, ci sono pinzaggi, noi ci sono altre forze,
ciò che si passa, cioè, le minacce contro i Beresiscu, i gamioli di Romain sulle bruciate in da comunità di comuni di Valagna, imprese private bruciate, face parte dello stesso sistema, non è mica da lì, della stessa organizzazione, ma dello stesso sistema. E dunque c'è a piantarlo prima che lui pigli troppo forza, perché se lui ha troppo forza, dopo lo piantate più. Perché? Perché diventa un modello per la gioventù. Oggi, fin tanto che i mafiosi hanno i successi, fin tanto che li sono acchittati in dei processi, come lo si è visto di già, e beh, poi diventa un modello di riuscita sociale. I giovani, anche se non c'è un rischio di perdere la vita, se li perdono, se li si vagano più a tutto, che li vanno in prigione, non saranno più un modello per la nostra gioventù, perché la lotta, c'è una lotta tra due poteri, ma il fondo di un problema è una lotta culturale, che è diventata la nostra società. Se noi ci diamo i mezzi, noi ci diamo, facciamo la nostra parte, l'autorità facciamo la sua parte, e gli eletti si muovono appena di più. Giusto appunto, gli eletti per conto vostro, sono hanno pigliato a misura di ciò che succede o mi... Allora, ma dire cose di maniera sincera, le lettere non facciano mica cosa travaglio. In prima, la parola mafia non la dice mica, pre-mafieux, impiegano un tanto di parole, per mica di mafia, perché mafia è potere. Non è mica solo crimine organizzato, è potere. Vale a dire che c'entrano le leti, i criminali, il mondo economico e anche una parte dell'apparecchio di Stato. E qui, si è visto a Brisemere e per altri fatti di noi. Allora, perché che lì un piano mica a misura? Beh, ci sono parecchie cose, ha paura e diceremo usando un po' di equilibrio. Ci sono equilibri che ci vuole mantenere tra in un mondo economico e in un mondo sotterraneo di noi, di questo mondo economico e politico. Ci sono parecchie bande armate o in Corsica a chi sostiene uno o all'altro e ci sono capi d'impresa che danno a mangiare parecchie bande. Ci sono equilibri qui e sappiamo bene chi. Se una banda magna meno che l'altra, adesso è indebolita e c'è un momento da sparisce, fisicamente da sparisce. Dunque, a minima cosa che viene a mettere un scombuglio in questi equilibri qui, risiega di, beh, e qui tanto saranno più forse le letti, Tokyo, i capi d'impresa, come si è visto di già, dunque c'è un pericolo, e asano le letti, non sono mica ciechi. Dunque, una cosa, non danno mica un nome di un male, quindi una cosa che non ci aiuta mica a noi, non aiuta mica la società corsa. C'è una forma di paura, c'è una forma anche di complicità, in un senso di sano e cose, ma non le dicono mica. E dopo, sono anche lì che l'hanno detto, ci sono le lette che subiscono le pressioni. Se non siete mica capaci di subire le pressioni, andate a lavorare, fate un altro lavoro che è quello del letto. E questa, diciamo, nemica auguraggio a virtù prima delle letti oggi in Corsica. Questa la sappiamo di poi un pezzo. Ma non si può mica, a nome di mantenere il potere, fannece di mica avere un male che ci rode e che ci tomba e che faccia vudi alla nostra gioventù. Questa no. Dunque, tocca a lui di noi a avere appena di coraggio. Noi siamo uomini come gli altri, siamo fatti di dosse di polpa, punto e basso. Siamo mica diversi di lui, non siamo mica diversi di noi. Ma lui ha una responsabilità che non avevamo mica noi, posto che a un certo potere non avevamo mica noi.